La vicenda di questo outlet ha radici profonde nel tempo. Negli albori degli anni 2000 fu eretta la struttura, 13.000 metri quadri di spazi commerciali per un costo intorno ai 23 milioni di euro. Tuttavia, dopo la costruzione, rimase chiusa per anni. Solo nel 2011 una società di Torino prese l'iniziativa di inaugurare un centro dell'arredamento con marchi di prestigio a prezzi scontati. Nel nuovissimo Design District avevano casa 80 grandi nomi dell'arredamento e del design italiano, ma non solo. Ampio spazio era anche dato alla sperimentazione, alle mostre e ai nuovi creativi, alle collaborazioni con importanti architetti, progettisti, università e centri di eccellenza. Ad esempio, Officina 42 era uno spazio completamente dedicato ai giovani talenti del design emergente. La città dove fu costruito questo centro fu scelta perché rappresentava il più ricco bacino di attrazione, con una vasta popolazione residente entro 60 minuti d'auto, di cui l'80% aveva un reddito superiore alla media nazionale. Grazie alla sua posizione strategica e al suo ruolo fondamentale nelle reti viarie, l'attività poteva contare su 15 milioni di auto in transito nell'area e 14 milioni di turisti entro 60 minuti di percorrenza. Tuttavia, la crisi economica del 2013 causò una chiusura definitiva dell'outlet, appena 2 anni dopo l'apertura. Nel corso del 2017 sono stati vari i tentativi di rilanciare l'outlet. L'amministrazione comunale ha rinnovato la licenza e concesso proroghe alla sospensione dell'attività per favorire la riapertura, ma senza successo. Attualmente la licenza è scaduta e chi desidera riportare in vita l'outlet dovrà affrontare nuovamente l'iter burocratico e presentare un progetto innovativo per rivitalizzare questa grande struttura che al momento risulta in pieno stato di abbandono e occupata completamente dai piccioni. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Urbex. Oggi cavalcheremo l'onda dei centri commerciali. Infatti ci troviamo di nuovo in uno di essi, ma questa volta non è centro commerciale ma outlet, questo qui alle mie spalle. Prima di iniziare, mi raccomando, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, che tanti guardano i video ma non sono iscritti. Mi piace, commento. A questo punto del video penso che la storia del posto ve l'avrò già raccontata. Vediamo se anche questa esplorazione mi farà finire sul giornale. Potrebbe darsi. Qui, anche qui purtroppo si tratta di un posto, un luogo, una struttura privata, quindi il comune non può farci niente. Non ci sono né cartelli di divieto d'accesso, né ci sono cartelli di curatore fallimentare, quindi non so neanche se questo posto appunto è sotto curatore fallimentare oppure no. Non c'è niente di affisso in giro, solo le porte spalancate, quindi adesso partiamo. Allora, come vedete ci accoglie questo edificio gigante con la scritta Welcome sopra. Questo era, penso, l'ingresso principale, un negozio almeno principale, con ai lati due cancelli scorrevoli, di cui sono tutti e due chiusi, ma di lato si entra, perché voi dovete sapere che questo da un po' di tempo è diventato il mio posto dove mi alleno coi droni. Ecco, io vengo qua ad allenarmi coi droni. L'ho già visto un po' di volte questo posto, ma sempre col drone. Oggi andiamo a vederlo bene da dentro. C'è tutta un'area sinistra e un'area destra. È speculare il luogo. In più i negozi c'erano al primo piano e anche al secondo. Si può anche andare sul tetto, ma non di questo edificio. E me lo ricordo bene perché mi è quasi rimasto il drone là sopra mentre cercavo di passare nella O. Ma forse l'avete anche visto nelle riprese di introduzione e ho pianto. Invece un'altra volta il drone mi si è fermato su uno di quei tetti rossi, ma sono riuscito a buttarlo giù con dei bastoni di ferro che c'erano qua, credo, delle porte. A parte questo, direi che possiamo iniziare entrando dentro. Oggi, come vi ho già detto, lo guarderò anch'io un po' più nel dettaglio questo luogo e non solo tramite il visore del mio drone. Allora, scala mobile che ci accoglie con ospite speciale un piccione morto nell'anteguerra probabilmente. È diventato già una mummia questo piccione. Qua sotto, allora, giudicarlo così, credo che c'era forse una reception. Non mi sembra tanto da negozi qua sotto. Poi non lo so, perché appunto è stato tutto distrutto e anche smantellato. Quindi direi magari di andare a vedere qui dentro se c'è qualche indizio. Allora, qua c'è solo un cancellino. Vedete, perché qua c'è un bancone. Area gestione emergenze.
Penso che qua erano degli uffici, appunto una reception. Hanno disfatto tutto quanto. C'è un'ala, un'ala di piccione così, a casa. Vediamo qua nella piantina. Ok, centrale dell'impianto automatico di rivelazione antincendio. Microfono dell'impianto di diffusione sonora. Quindi forse qua era più un punto di controllo. Vediamo qua dietro. Ma c'è quel che rimane di un tavolo. E qua c'è una cabina. La roba elettrica l'hanno già fatta sparire tutta. C'è però un biglietto da visita. Julian Sandre 2018. Ok, andiamo avanti. Potremmo, sì, guardiamo qua e poi saliamo. Sedia rossa lì, sedia rossa di qua. Vedete, queste parti sono perfette. È aperto tutto qui, è aperto là in fondo. Infatti qua dentro mi faccio sempre i passaggi col drone, ma un piccolo video lo metterò sicuramente. Qui c'è della segatura. Vedete, lì fuori ci sono tutti i negozi, o almeno quello che resta dei negozi. Qui è tutto spalancato, un sacco di cacca di piccione. Sembra di essere fuori dalla stazione del Duomo. E si sale sopra. Adesso andiamo sopra, passiamo... Ma sì, dai, passiamo dalla scala mobile. Oggi esplorazione da solo. Vi dirò, mi piace di più da solo. Sono tranquillo, non ci sono voci che si sovrappongono. Non devo dar conto a nessuno. Tranne che a questo piccione morto, deve essere un parente dell'altro. Un altro piccione morto. Qua c'è stata una strage proprio. Vediamo un po'. IDEA3 architetti, penso che sia stato uno studio di architetti, da progetto base a progetto completo. Questo divano qui, secondo me, o l'hanno messo proprio all'inizio dell'abbandono per far festa, oppure era degli architetti. Solo che magari qua c'era un divisore e qua una specie di ufficio, cioè più che ufficio un negozio, una vetrina. Vediamo questo. Boccali della birra nuovi, questi sono perfettamente nuovi. Vediamo anche dall'altro lato cosa c'è. Vedo una sedia. Allora qua ci sono tubi, boh, non so, credo che questi erano lì sopra. Piccioni, dove sei piccione? Ti ho visto. Guarda i tuoi amici e impara la lezione. Comunque è una sedia sfondata e qua ci sono degli uffici. Vediamo. Catalogo dei cataloghi. Baci e abbracci. Ecco, guardate questo. Così era nuovo. Un'area di 48.000 metri quadri e una SLP di 14.500. SLP non so cosa sia. Forse la superficie calpestabile. Ho lasciato qua tutto, anche, scusate, anche i documenti proprio. Regolamento. Ma pensa. Guardate questo. Ci sono scritti gli eventi 2013. Quindi
penso che l'ultimo periodo di vita di questo posto, 2013, cioè, notare, raduno Ferrari, carretto gelati, showroom Ducati, mercatino piemontese arte e sapori, intrattenimento bimbi, comunicazione, stampa, giornali, cartellonistica, volantini, sponsor, punti di domanda. Qui stavano progettando un evento. Chissà se è stato davvero l'ultimo evento. Andiamo qua, c'è un biglietto da visita. Severino Giacobbe, organizzazione eventi. Potremmo contattarlo e chiedergli se è di Voghera, questo signore. Qui? Attestato di certificazione energetica. Sì, è di questo posto qua. Classe energetica G, quindi non è che andava molto bene. Indice di fabbisogno dell'edificio, 81,28 kWh. Qua dovrò censurare perché c'è scritto tutto quanto. Qui abbiamo una piantina dell'edificio, questo qua centrale. Vediamo un po'. Pedale in acciaio, controsoffitto, cartongesso. No, io voglio sapere cosa facevano. Ma guardate qua. Eh no, ma anche questo è da censurare. Comunque, questo è l'evento della Vespa. Happy hour per tutti i clienti. 23 giugno 2013, quindi poco dopo quello della lavagna. Anniversario della Vespa 50. Forse questo era anche più bello dell'altro. Guardate, ci sono altri biglietti da visita. Ci sono biglietti da visita di un po' di tutto. Gomme, società immobiliare, Tecno Green. C'è una raccolta di biglietti da visita. Prefabbricati, guida turistica, di tutto c'è. Cronaca qui. Pensa. E qua? Qui anche sempre locandine di eventi che hanno fatto qua dentro, tipo questo, accendi un sogno, illumina la notte, 30 luglio, sempre in questo posto qua, con le lanterne. Vediamone un altro, vediamo magari il giornale, c'è un giornale giornale del 2013, tutto 2013. Crolla il soffitto dell'asilo, la suora salva 30 bambini, pensa. Dov'è? Borgo San Paolo, Torino. Questo è un giornale del torinese, sì. Salta la vendita degli ospedali, rinviati i due fondi immobiliari. Questi magari sono abbandonati adesso, non mi stupirei. Leggiamo le notizie di 10 anni fa. Aumentano i suicidi, boom antidepressivi, è colpa della crisi. Adesso è uguale, cioè immaginate, passa il tempo ma le cose non cambiano, quelle brutte non cambiano. Questa è la notizia di prima, che crolla un controsoffitto e la suora salva i bambini. Chrysler frena USA. Ah, sta roba della Chrysler me la ricordo anch'io, anche se avevo 18 anni. Letta, a giugno stop al pagamento IMU. Questi vecchi giornali fanno capire come le cose davvero non cambiano mai. Come eravamo, Torino agli allori dello sport. Boom di confessioni in chiesa per la movida di San Salvario. Cosa? Aperture notturne della parrocchia. Ah, pensa. Qua è praticamente storia nella storia. Boh, basta, dai, andiamo avanti. Ok, adesso usciamo, direi di guardare un attimo il piano superiore prima. Qui siamo al tramonto. Guardate che bella foto. Ho sbagliato l'altra volta a farla al mattino. In più sono venuto a fare le foto in una giornata molto grigia. Vediamo se sono aperti.
No. Però qualcuno aperto c'era, mi ricordo. Lì c'è una pianta che non ce la fa più, la vedete? Aspettate. Guardate quella pianta. È diventata bianca dalla polvere. Si può aprire qua? Sì. Ci sono i bagni e sta pianta, poverina, si è presa tutto il colore del soffitto, penso, delle pareti. Questo era un negozio, non so di che tipo perché non c'è scritto niente, forse qua. Ah no, qua ci sono delle informazioni. La mostra sarà inaugurata mercoledì 24 luglio 2013. Quindi 24 luglio 2013 hanno fatto una mostra d'arte. Qui c'è l'ascensore. Quindi forse questa era una sala esposizioni, mi sa di sì. Andiamo avanti. Vedete qua un altro negozio. Questo è un po' più piccolo. Anche qua non è rimasto più niente, a parte i nostri amici piccioni. Questo mi sa di negozio di vestiti. Mamma mia, che schifo. Ecco, si è preso una testata contro il pa... Vedete la catena che balla? Si è schiantato il piccione. Che schifo però. Tanto. Hanno svuotato gli estintori, qualcuno. Qua. Ah, ok, forse... Smeg è il nome del negozio che c'era. Andiamo avanti. Questo qua è l'ingresso che vedevamo prima dell'altro negozio. Vi faccio vedere magari da fuori, ecco, guardiamo da fuori. Allarghiamo la visuale. Questo è l'edificio di prima, bello. E qui c'è tutto il resto. Lì vedo un Stage 1 Gravity. Forse dove c'erano i tappeti elastici per i bambini. Guardiamo ancora un attimo qua sopra. Stosa Cucine. Aperto? Chiuso. No, boh, alcune aperte, alcune chiuse. Come vedete l'outlet continua. È tipo un corridoio. Era un piccolo outlet abbastanza intimo. Ma che bel panorama che c'è. Devo farle davvero adesso le foto. Qui finisce. Di là si va sul tetto. Che però non credo che sia essenziale andare anche sul tetto perché mi ricordo che è tutto uguale. Là in fondo abbiamo una cascina abbandonata. Si sa mai che andiamo anche lì. E adesso direi di scendere. Andiamo giù finché c'è il sole. Andando a memoria, ma anche se ve l'avrò già detto a inizio video, questo posto costa meno dell'altro centro commerciale abbandonato. Ma se non sbaglio anche qua poteva essere forse una decina di milioni di euro è costato questo posto. Ed è un vero peccato che sia così. Colpa della crisi, colpa della gente che vive in queste zone, che non ha voglia di andare in questi posti, non lo so, non lo so. Però è un vero peccato. Non è messo male, eh. Se si volesse fare un altro outlet rispetto all'altro posto, qui è più piccolo, è ancora ben messo, a parte, vabbè, un po' di ruggine qua e là e qualche porta sfondata dalla gente. Però è ancora usabile questo posto. Ha una posizione particolare perché è proprio fuori dall'autostrada, più o meno. Andiamo a vedere là davanti. Ok, questo è l'altro lato, sempre al secondo piano. Qua abbiamo Officina 42. Non conosco questo negozio. Sarà vestiti. Scrivetemelo nei commenti. Si entra? No, Officina 42 è chiuso. Scherzo, è aperto. Come non detto. Vediamo. Era bello grande. Andrò poi a cercare cosa trattavano. Vedevo... Aspettate, questa cosa strana.
Ah, la stessa pianta. Allora è proprio così, dipinta di bianco. Credo. Boh. Qui la voce rimbomba tantissimo. Però non è rimasto più nulla. Più avevano chiuso col fil di ferro. Chi è che ha aperto? Penso, vabbè. Qua si finisce. Là c'è la mia macchina al tramonto. Oh, guardate che bella foto. Dovrei provare una Ferrari, verrebbe un po' meglio. Qua continua, che negozio c'è di qua? Piastrella sfondata. Sì, anche qua si entra. Lo sapevo che veniva più bello con questa luce. Permesso? Qui qualcuno è venuto a far festa. Questo è da censurare, però ve lo leggo. 100 vetrine dal vivo. Per gli amanti delle soap. Qua c'è una bottiglia di vino e una di Montenegro. No, no, anche altre. Quindi qua probabilmente o festicciola o immondizia avanzata ancora dall'evento. Vediamo negli altri. Ah, qua ci sono altri boccali di birra, come di là. Guarda, questi sono nuovi. Ah, ecco, vedete? Beer Fest. Quindi li hanno comprati per il Festival della Birra. Questo anche da censurare. Oggi censuro tutto. Bello però, aspettate. No, anche questo era da censurare. C'è scritto ovunque il nome del posto. Mi hanno appena fatto vedere che Dose è andato nel centro commerciale, ma non mi ha fatto una dedica neanche stavolta. Uffa, la prossima volta io piango, ve lo dico. Qui c'è un bancone improvvisato, sempre per il Beer Fest, immagino. Guardiamo uno di questi. I giovani di 2012, festa, un volantino di un'altra festa. Vediamo il menù. Allora, facciamo un paragone con il giorno d'oggi. Questo forse posso. No, non posso inquadrarvi neanche questo, quindi ve lo leggo. Coperto 1 euro, già questo ce lo sogniamo. Brezel 1,50 euro. Patatine fritte 2,50 euro. Sì, diciamo che forse adesso un po' di più. Questo è scritto in tedesco. Menù pollo, menù stinco, menù bambino 10, 12, 7 euro. E pensavo diversi prezzi. Vediamo le bibite. Vino bianco 6 euro, Coca-Cola 2,50 euro, acqua 1 euro. No, dai, come prezzi più o meno sono come quelli di oggi. Ok, siamo tornati giù. Ci facciamo un giretto qua sotto, sfruttando l'ultimo sole. Proviamo a vedere se è aperto questo, non so. Questo è chiuso. Cos'è quello? Delle rotelle, qualcosa a rotelle, vabbè. Qui invece ne abbiamo un altro aperto. Ci sono dei teli neri appesi. Ah, strani questi. Chissà perché sono qua appesi. Non lo so. Come vedete è tutto aperto, anche là in fondo si può entrare. Non si sa mai che mi scrivano nell'articolo di giornale di nuovo che sono entrato dai buchi. Quando, come potete vedere, questi posti sono tutti aperti. Guardate, tutto aperto. No, di qua. Qui rimane qualche mobile. Questa porta l'hanno sfondata malissimo. Lì c'era la passerella per i disabili. C'è stato un suono strano che sembrava un allarme, però non lo è. Qui anche altri mobili. Questa dovrebbe essere aperta, sì. Questi sono proprio nuovi. Tutti belli incellofanati.
Anche questi. Che spreco. Di chi sono? Relo service. Vieni a prenderteli, tanto qua non li hanno mica usati, sai. Qui abbiamo di nuovo Officina 42 e Waterproof. Non so se è il nome di un negozio che vende cose da piscina, può essere. Entriamo in quest'altra Officina 42, se si può. No, quest'altra officina è chiusa. Andiamo avanti. Guardiamoci il lato destro. Anzi no, qua si restringe il campo, quindi possiamo guardare a destra e a sinistra. Qua sicuramente c'erano i gonfiabili. Non penso che c'era una di quelle robe per provare l'assenza di gravità. Secondo me c'erano i tappeti elastici qua dentro. Praticamente hanno svuotato tutti gli estintori. C'è tanta polvere così per terra. E ovunque questi mobili bianchi. E i piccioni. I piccioni non mancano mai. Vediamo di là. Mi dispiace che non ci siano i nomi dei negozi sopra le porte. E solo in alcuni ci sono i nomi dei negozi. Stesse povere piante. Chiuso. Aperto, anche qua vuoto, polvere infinita. C'è ancora sul muro qualche decorazione, già qualcosa. Adesiva, sì, adesiva, vedete? Di questo si è staccato, lì resiste. Qua dietro ci saranno stati i bagni o gli spogliatoi. Anche qua, qua il bagno. Sì. Oggi mi sembra quasi primavera. Allora, questo è tutto da censurare, però qui abbiamo tutti i nomi dei negozi che c'erano. Così ci leviamo un dubbio. Aperto 7 giorni su 7, dal lunedì, no, lunedì 14-19, martedì fino a venerdì 10-19, sabato e domenica 10-20. Così potete guardare anche voi. Non ne conosco neanche uno. Seletti, sì. Forse anche qua era un'attività piccola, cioè non vedo nomi di grossi marchi. L'idea era buona, eh. No, non vedo nomi che conosco, divani e divani. Sta Officina 42 mi incuriosisce. Pensa. Brutta fine. Qui c'è un carrello. Senza la moneta, peccato. È l'unico carrello che è rimasto, non ne ho visti altri. Chissà dove sono finiti i carrelli. L'ultimo superstite. Qui c'è Moretti. Non si legge. Moretti Company. Ah. Che cosa ci fa un ponteggio? Stavano cambiando il soffitto? Beh, non c'è più bisogno. Qui. Anche qua abbiamo un bel po' di bibite. Qua? Cos'è? Una N? Sì. E questo? Ah no, mi sembravano delle ossa, ma è solo plastica. Cassa. Ah, i token, che brutta cosa. Le uscite, antipanico, antincendio, divanetti rossi. Questi sono anche carini. Sono quelli duri però, plastica. Sì.
plasticone proprio. Questi adesso li fanno con la stampante 3D praticamente. E qua c'è il bagno. Sì, i bagni. Poi di qua abbiamo capannoli. Se avrò tempo andrò a cercare cosa sono questi negozi. Anche qua niente, sono rimasti soltanto dei divisori, pezzi di legno. Hanno smantellato proprio il negozio. Lì in fondo c'è una cosa carina, tra poco vedremo. Qua stessa cosa. Sono rimasti solo i bancali. Scendiamo da questo lato che vi faccio vedere. Qua c'è l'area bimbi. Questo è l'unico angolo colorato di questo posto. L'area bimbi. Guardiamo magari prima qua dentro. Questo era Manette. Non so cosa vendeva Manette. Stessi mobili bianchi. Mi sa che a sto punto erano proprio in dotazione a tutti i negozi. Ok, eccoci qua. Siamo arrivati all'area bimbi. Ci sono un po' di animaletti, come vedete. Area bimbi. Il sole che guarda il giaguaro o quello che è. Proviamo a entrare. E non è rimasto tanto. Qua c'erano i giochi, quelli classici sulle molle. Anche di là, però, sparito tutto. L'hanno proprio smantellato. Qui non penso che abbiano rubato, penso che sia stato smantellato. Giraffa, c'è la stessa scimmia, il leone. Volevo leggere questo cartello. Cosa posso fare? Vietato fumare. Vabbè, mi auguro che i bambini non fumassero. No animali. Se hai più di 8 anni non puoi giocare. Peccato. Allora, qui vedete c'è un passaggio, ma come dall'altra parte è solo per andare sul tetto. Sul tetto non c'è nulla. Guardiamo gli ultimi negozi. Questo forse è un negozio gigante. Sì, esatto. Fa tutto il giro fino di là. Proviamo a capire cosa vendevano. Vedo delle scritte. Tessuti, velluti, cuscini, trapuntini, tappeti. Velluti e tessuti d'arredamento. Vediamo quanto costavano. Ve lo leggo perché devo censurare. Comunque, Cand, punto grande. Cand starà per, non lo so, vabbè, la Cand grande costa 179,30 euro. Tucano, design dinamico. Ah, qua abbiamo un altro negozio. Torino, l'opificio velluti e tessuti d'arredamento. Ah, quindi si chiama proprio così. Velluti e tessuti d'arredamento. Questo è un adesivo. Andiamo avanti, guardiamoci le ultime cose. Secondo me questa era una salona grossa dove c'erano più attività, ognuna in una di queste, diciamo, stanzette create. Vedete anche lì, uno lì, uno lì, uno lì. Erano più attività che si presentavano tutte all'interno della stessa area. Vedo delle scritte qua, gli altri non hanno più niente. Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità. Liberi di creare. Ah, sono delle citazioni. Creare e dare una forma al proprio destino. Albert Camus. Non so chi sia. Chi è Albert Camus? E l'altra di qua invece è di Demostene.
Neanche lui lo conosco. Biticino, io non so se è una ditta del Ticino, però c'è ovunque. Hanno il monopolio di questi gabbiotti. Qua, Fiorucci Collection. No, c'era un pezzo prima che si è cancellato. Qui niente, l'unico indizio sono questi pasticcini. Magari c'era qualcosa da cucina qua. Può essere. Anche prima c'erano scritti i nomi di negozi d'arredamento e anche da cucina. Forse l'unico che rimane è quello lì in fondo. Tucano, design dinamico. È lo stesso che c'era di là. Però prima svoltiamo un attimo qui. Ah, Ickendorf, non lo so come si legge, Milano. Sembra un nome tedesco. Lì c'è l'abitare. Anche qua, l'abitare. Penso anche qui qualcosa che c'entri con la casa. E qui invece Tucano Design Bags for Apple PC. Ah, quindi vendevano le... Scusa, non capisco. Design dinamico, però non di mobili. Ah, ecco qua, vedete. Vendevano custodie, zaini, cover. Guardate i vecchi tablet e anche i vecchi iPhone. Questi sono gli iPhone di 10 anni fa, penso a sto punto. Sì. Gli iPhone 5, 6, non so. Scrivetemi nei commenti questi qua che iPhone sono. Tucano. Chissà se esiste ancora. Andrò a vedere. E questo qua invece è la custodia per il PC della Apple. Sì. The Italian Mall, Milano. Mi dispiace. Beh, possiamo uscire. Prima però vado a fare un salto all'area bambini, ci vediamo dopo. Allora, abbiamo sfruttato la luce fino all'ultimo. Adesso è ora di uscire, perché qua tra poco viene buio. Infatti, se notate, la qualità video si sta già perdendo. Quindi, se vi è piaciuto il video, lasciate un commento, mi piace. Cosa che manca? Ah sì, iscrivetevi al canale e ditemi nei commenti cosa fareste di questo posto e perché secondo voi tutte queste attività in Italia non funzionano, soprattutto in certe regioni. In alcune regioni neanche le costruiscono, in altre le fanno e poi finisce così. Vabbè, ci vediamo presto.